buongiorno a tutti. Dirò alcune cose anche in riferimento alla nostra registrazione audio e non soltanto a quella video. Quindi mi presento, sono Paola Marsocci, la coordinatrice del progetto Eupolis. E vi presenterò anche i nostri ospiti. Io farò una breve nota introduttiva per tematizzare l'incontro. E il progetto Eupolis è un progetto finanziato dall'apposita agenzia della Commissione dell'Unione Europea e questo è la nostra conferenza di chiusura, una conferenza internazionale perché vede la partecipazione di graditissime colleghe dall'Università di Brema e dall'Università di Siviglia e di molti colleghi, alcuni hanno già partecipato a altri nostri incontri di altri atenei italiani, ma non solo. Ecco, mi viene in mente che adesso l'Adriana Cerretelli non è ancora arrivata, la conoscerete senz'altro, la giornalista che è stata a lungo corrispondente per il Sole 24 Ore dall'Unione Europea, però evidentemente ancora non è riuscita ad arrivare, e gli altri poi ve li presenterò a mano. La tematizzazione di questa giornata, che è piuttosto densa, è la seguente. Il progetto di ricerca, e voi sapete che i finanziamenti per la ricerca scientifica ormai sono ancora più difficili da ottenere che nel passato, sono stati ovviamente molto graditi e provengono dall'Unione Europea, quindi l'Unione Europea finanzia questi progetti con l'intenzione, come dicono, di disseminare quanto più possibile l'idea di Europa e anche di costruirla però con le persone che vengono a dialogare a questi incontri. Quindi si tratta certamente di interventi a carattere prevalentemente scientifico da diverse prospettive disciplinari, però l'idea è quella anche di chiacchierare, di dialogare, e questo è il motivo per cui alla fine di entrambe le sessioni, della mattina e del pomeriggio, ci sarà uno spazio per porre domande e parlare anche con brevissimi interventi, ovviamente compatibilmente con l'ora che si farà. E il nucleo di questi incontri seminariali è stato quello della partecipazione politica e della rappresentanza, ma anche quello dei nodi legati alla sovranità degli Stati membri nell'Unione Europea. E la prima parte di questi incontri noi l'abbiamo proprio dedicata ai primi due, partecipazione politica e rappresentanza. Le prospettive sono state non solo quella giuridica, ma anche l'analisi critica di storici, di sociologi e di scienziati della politica, ma abbiamo avuto anche alcuni rappresentanti autorevoli delle istituzioni comunitarie e un parlamentare europeo in un seminario che in particolare voleva dare voce alla componente generazionale rappresentativa in seno all'Unione, e questo parlamentare infatti è il più giovane, diciamo, parlamentare europeo, peraltro molto in gamba, ed è venuto in quell'occasione. Quindi abbiamo avuto anche voci, diciamo, di persone che hanno, Brando Benifei si chiama, italiano. E eravamo partiti nella conferenza inaugurale trattando di un tema che solo un anno fa non era effettivamente ancora così esploso, non se ne parlava in termini così chiari. Il tema era quello dell'euroscetticismo. Subito dopo, immediatamente dopo, anche perché eravamo a ridosso delle elezioni, si erano tenute da pochi mesi le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, era proprio il banco di prova per misurare, per appunto rappresentare in seno all'unica, come sapete, assemblea direttamente legittimata dai corpi elettorali nazionali, il Parlamento, per misurare davvero se questo problema o questo tema, se volete, dell'euroscetticismo era realmente esploso, come sembrava che fosse accaduto nei mesi precedenti. E questa nostra brevissima, piccolissima esperienza come gruppo di lavoro, cioè siamo resi conto che la tematizzazione l'avevamo fatta parecchi mesi prima, invece era per fortuna particolarmente calzante, ci può dare proprio il senso di quanto questo momento della storia dell'integrazione europea sia davvero concitato, accelerato e ovviamente, come voi sapete, di crisi. Questa è l'altra parola che emerge così tanto. Emergenze e crisi sono del resto gli scenari più evidenti, e le domande che ci sono di fronte a questi scenari sono brutali nella loro prospettazione. Chi sta
governando l'Unione Europea e soprattutto verso quale direzione sta andando l'Unione Europea, ma anche, non da ultimo, se come appare si stanno consolidando dei poteri istituzionali ovviamente, ma con una forma un po' nuova dalla precedente, innovata. Quali sono i bilanciamenti, i contropoteri democratici rispetto a queste nuove forme? Quindi i seminali centrali noi li abbiamo dedicati a discutere su come si seleziona la classe dirigente in seno alle istituzioni comunitarie. Quindi abbiamo affrontato il tema classico della parità di genere, abbiamo affrontato il tema ormai altrettanto classico della rappresentanza generazionale. E abbiamo affrontato il tema sempre molto spinoso di quali sia, di che forme abbia l'attivismo cosiddetto civico e dunque anche se vogliamo le lobby all'interno delle istituzioni comunitarie. A un certo punto abbiamo centrato l'attenzione sul nodo della democrazia partecipativa e un altro dei nostri relatori, Pier Vigilio D'Astoli, che probabilmente conoscerete perché è un nome molto conosciuto, molto attivo in questo percorso anche culturale relegato all'integrazione, ci ha detto chiaramente che rispetto alla democrazia partecipativa ci sono sempre stati luci e ombre nell'integrazione comunitaria, però obiettivamente adesso prevalgono queste ombre. E in realtà un piccolo spiraglio di luce è sembrato si fosse aperto quando è stato approvato il Trattato di Lisbona nel 2007, però il Trattato di Lisbona, come voi sapete, è entrato in vigore solo nel 2009, perché effettivamente lì ci sono dei nodi che sembrano, perché il Trattato ovviamente è in vigore, ben sperare per un potenziamento un pochettino di questi aspetti legati alla democrazia partecipativa. Il primo nodo di innovazione che può dare un barlume di luce è quello del rafforzamento dei poteri del Parlamento, sia di quelli legislativi che di quelli di controllo. Poi c'è anche il nuovo metodo per eleggere il Presidente della Commissione, il metodo Spitzenkandidaten, in base al quale, come avete visto, i partiti, prima delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, indicano il loro candidato alla presidenza della Commissione e candidato, appunto, poi viene selezionato anche in base, indicato anche in base agli esiti delle elezioni. Ecco, la prima elite che noi andiamo a selezionare è quella che ci governa e quindi questo nuovo nodo più diretto, Parlamento-Commissione, avrebbe dovuto far ben sperare in questo senso. Il problema è che nei fatti, la maggioranza politica, al giorno dopo, il rinnovo del Parlamento europeo si è rapidamente evaporata, perché quando, per esempio, occorreva esprimere, il programma legislativo dell'Unione, ciascun gruppo parlamentare ha presentato la sua risoluzione e nessuna di queste è stata approvata. Quindi in pratica Juncker governa con le mani abbastanza libere, perché dietro non ha un programma di coalizione ben specificato. Ma ovviamente l'elite si seleziona anche in seno all'unica assemblea rappresentativa, il Parlamento. Ecco, lì i nodi continuano ad essere gli stessi. Attualmente il Parlamento continua a essere eletto da parte di ciascun corpo elettorale nazionale. Quindi non c'è una vera rappresentanza diretta dei 500, non so quanti siamo, milioni di cittadini europei. E soprattutto ciascun paese ha la propria procedura elettorale e ancora non c'è un'armonizzazione di queste procedure, sebbene ci sia stato un tentativo con una risoluzione del Consiglio di introdurre dei principi comuni, ma non c'è una procedura elettorale uniforme in tutti gli Stati membri. E ugualmente i partiti europei non sono lontani dall'essere ancora oggi partiti realmente transnazionali, cioè formazioni politiche che al loro interno, in base alle loro prospettazioni ideali, politiche appunto, aggregano persone da tutti gli Stati membri. Ecco, non è ancora, come voi sapete, così, nonostante effettivamente gli ultimissimi anni, proprio per la circostanza della crisi, abbiano determinato un dialogo transnazionale sia fra le formazioni politiche,
politiche, sia fra i corpi elettorali, sia appunto fra le persone che discutono di Europa, molto molto più evidente. E tuttavia il sistema parlamentare che noi abbiamo all'interno dell'Unione Europea, alcuni nelle forme particolari che ha il sistema parlamentare europeo, alcuni lo vedono, ovviamente ci sono gli ottimisti e i pessimisti, lo vedono in senso positivo, perché molti autori parlano di un sistema parlamentare euronazionale, cioè con il Trattato di Lisbona i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione accanto al Parlamento europeo. Questo modello si dovrebbe basare su un principio di cooperazione interparlamentare. L'Unione dunque avrebbe una duplice legittimazione, quella che riguarda il Parlamento europeo e quella derivante dagli Stati membri. Secondo questo filone di pensiero dottrinale, questo sistema europarlamentare non sarebbe dissimile dal sistema che tradizionalmente noi conosciamo nel parlamentarismo contemporaneo, perché sarebbe, almeno in termini finalistici, tendenzialmente aperto, tendenzialmente aggregatore e reattivo delle forze politiche di base. Ora questo ovviamente va letto a seconda dei punti di vista sia disciplinari che di impostazione diciamo politica. Quindi saremmo, secondo questi autori, in presenza di un sistema dinamico, non difforme da quello tradizionale. La seconda novità introdotta dal Trattato di Lisbona è quella appunto che riguarda la democrazia rappresentativa, la democrazia, scusate, partecipativa, ve la faccio molto, molto, molto sintetica. Uno degli istituti che più è stato reclamizzato come un'innovazione importante è stato quello della iniziativa dei cittadini europei, cioè l'iniziativa legislativa. Voi sapete che in qualsiasi Stato membro, e ovviamente anche in Italia, i cittadini possono direttamente proporre testi di legge al Parlamento, con la speranza che innanzitutto siano messi all'ordine del giorno e che poi siano approvati. Ecco, a livello nazionale questo istituto non è stato pressoché mai utilizzato, è stato introdotto in seno all'Unione Europea, ma qual è la differenza? Che i cittadini si rivolgono alla Commissione, non si rivolgono al Parlamento, perché il Parlamento ancora oggi lui stesso non ha iniziativa legislativa. E quindi questa è una caratteristica particolare. Fatto sta che questo istituto, introdotto col Trattato di Lisbona formalmente, è entrato in vigore nel 2012, perché bisognava aspettare il regolamento attuativo, e una fiammata iniziale faceva ben spierare, cioè erano state raccolte parecchie firme su diversi argomenti anche importanti, l'unico che è andato a buon fine è quello sull'acqua, per correggermi se sbaglio, però si è anche lui abbastanza rapidamente svaporato, cioè al momento non è certo il primo dei pensieri quello di dare voce all'iniziativa legislativa. Terza innovazione che faceva aprire un barlume di luce, la conoscete tutti, è l'introduzione, l'approvazione della Carta dei diritti dei cittadini europei. Ecco, questo documento, che ormai è parte integrante, anche se non è inglobato nel testo del Trattato di Lisbona, è in vigore. Però innovazione ovviamente molto importante, anche se anche questa discussa da tante prospettive. In momenti di crisi della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei si parla poco, addirittura in seno al Parlamento, nonostante i tribunali, sia quello europeo che quelli nazionali, la usino e la utilizzino come fonte del diritto. Dunque restano evidenti alcune domande fondamentali: come ancora oggi sia necessario e come sia possibile aumentare la coesione sociale e la coesione politica dell'Unione, come garantire la partecipazione democratica ai processi decisionali dell'Unione, soprattutto chi è legittimato a dire qualcosa rispetto a questi processi decisionali, che sono tanti. Questi anni sono anni di trasformazioni convulse, sono anni, pochi anni, però sono successe tante cose. Efficacemente è stato definito un percorso di rivoluzione dall'alto, proprio a significare che
qualcosa è successo nel rovesciamento dei poteri all'interno dell'Unione, ma di democrazia europea stiamo discutendo adesso davvero un po' tutti, anche a livello più diffuso. Oggi parleremo di dialogo economico, di come il tema economico sia trattato al momento. Di dialogo economico, il dialogo economico ha la sua base giuridica nel trattato sul funzionamento dell'Unione, in base al quale gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune, ovviamente. Però questo cosa significa in maniera pratica? Cosa è successo? Ci sono state le disposizioni che si sono susseguite dopo l'aggravarsi della cosiddetta nuova grande crisi. Da una parte hanno allargato il perimetro di questo dialogo economico, dando più forza ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo. Dall'altra però sono state introdotte alcune misure come il cosiddetto semestre europeo, ossia la procedura che prevede la valutazione da parte della Commissione e del Consiglio europeo delle politiche economiche e occupazionali degli Stati membri. Qual è il problema? Che questi poteri vengono esercitati prima che gli Stati, quindi è una vigilanza sostanzialmente, prima che gli Stati adottino decisioni aventi notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi. Ecco, questa è l'evidenza più grande di come in maniera inarrestata si stia contrastando la sovranità nazionale. Ecco, questo ancora non è avvenuto con una base di legittimazione nei trattati, quindi è avvenuto, alcune cose sono state fatte fuori da ciò che stabilivano i trattati. Quindi occorre prendere atto che sono avvenuti mutamenti sostanziali nel breve e concitato periodo che è andato dal Trattato di Lisbona, ad esempio alla firma del Trattato sul cosiddetto Fiscal Compact, che è del 2012, e soprattutto tra questo e le successive misure di salvataggio che sono state adottate, come ho detto, fuori dal diritto dell'Unione, come il meccanismo europeo di stabilità, gli interventi della cosiddetta Troica, che tutti i giorni noi ci ritroviamo sui giornali, e segnatamente quelli della Banca Centrale Europea. Ecco, di questi temi io accorcio le cose che avrei voluto dirvi, perché tante cose emergeranno, poi le riprenderemo in chiusura nel dialogo appunto con i nostri ospiti. La questione qual è? Che ancora oggi non c'è una politica macroeconomica comune a livello europeo e quindi non c'è una modalità di redistribuzione del reddito, ma anche di distribuzione dei problemi economici e finanziari degli Stati membri, che questo ormai è un problema evidentissimo in riferimento soprattutto all'emergenza. La cosa più palese per l'opinione pubblica adesso è l'emergenza degli asilanti, ma dei rifugiati, così come di chiunque entri per motivi diciamo economici, ed è un problema economico, è un problema politico, un problema civile, ma è essenzialmente un problema macroeconomico, quello di come comportarsi con le persone che chiedono di entrare in Europa. Allora, come abbiamo organizzato le due mezze giornate? Nella mattina saranno trattati sia profili storici, il tema dell'identità e delle diversità nazionali, profili squisitamente economici, la gestione dell'Eurozona al tempo della crisi, profili giuridici, in particolare cosa è successo quando, dovendo noi arrivare ai pareggi di bilancio nazionali, alcuni Paesi membri hanno inserito, benché non obbligati, tale principio nelle carte costituzionali, ma soprattutto faremo alcune considerazioni, se arriva Diana Cerretelli, su come sia possibile spiegare o meglio far digerire tutte queste questioni all'opinione pubblica europea. Nel secondo panel, quello del pomeriggio, invece, noi focalizzeremo l'attenzione sull'integrazione monetaria e sul nodo dell'accrescimento nei fatti del potere della Banca Centrale Europea. Le leve economiche e i principi giuridici sono messi proprio a confronto per capire se sarà possibile immaginare una nuova governance delle istituzioni comunitarie in senso ovviamente democratico. Ecco, i ringraziamenti li farò alla fine perché ci tengo molto ed è importante alla fine di questo percorso, però ho parlato ovviamente troppo. Quindi il nostro autorevolissimo presidente di stamattina, il professor Giuseppe Tesauro,
che ci starà con noi, diciamo, a moderare, ma non solo, ecco. E quindi do la parola e a sua volta lui la darà ai nostri relatori. Grazie. Insomma, io andiamo a fare il vigile urbano praticamente. Ecco, buongiorno a tutti, vi ringrazio. Ringrazio gli organizzatori e la professoressa Marsocci di avermi chiamato a riflettere con voi stavo dicendo sull'argomento del giorno. Insomma, quasi è l'argomento del giorno. La verità è che l'Europa è un qualcosa che, a parte che è molto complessa, ha mille sfaccettature, può essere valutata è oggetto di riflessione da vari punti di vista, quindi è giusto che oggi, per esempio, a questo tavolo c'è l'economista, c'è lo storico, c'è il costituzionalista, c'è il comunitarista, eccetera. Questo è lo spione, questo sarebbe. Non Intercettazioni, molto sofisticate, perché non non è molto questo. sofisticate, va bene. Dunque, quindi l'Europa però è ai più quasi sconosciuta, è un paradosso dirlo, ma io quando sento anche i media, Vespa Vespa, queste cose strane che fanno, che oramai occupano tutte le nostre serate, e perciò c'è molta gente che prima alle 9 era ancora sveglia, adesso dormono tutti quanti a quell'ora. Perché voglio dire, è una parola molto sexy, se vogliamo, l'Europa, ma pochi la conoscono o ne colgono i profili più rilevanti. Innanzitutto, per esempio, pochi si ricordano che l'Europa fu nata per la pace. L'obiettivo dell'Europa, della CECA specialmente, era la pace. Sì, va bene, hanno messo insieme la produzione carbosiderurgica, il carbone e l'acciaio. Ma pensiamo un poco, che cos'erano il carbone e l'acciaio? Erano la forza della Germania. E manco a farla apposta stavano lungo la linea del Reno, che era la fonte di tutti gli appiccichi, come si dice a Pordenone, fra Francia e Germania. E se voi vi leggete la carta di Schumann del 9 maggio 1950, le signore naturalmente non erano ancora nate allora, e voi vedrete che si parla sempre, solo e soltanto della pace fra la Francia e la Germania. Cioè, che cosa volevano fare? Che cosa si pensò di fare? Un meccanismo decisionale sulle fonti della forza militare, la NATO, e economica e industriale, la CECA. Questo era il disegno. Naturalmente, molti stati che erano già scottati dalla guerra, eccetera, eccetera, cominciarono a riflettere sulla propria sovranità. Alcuni l'avevano acquisita da pochi minuti, altri insomma la vedevano in pericolo. E la sovranità è la nemica della pace. E quindi quando si andò ad aumentare il discorso sull'integrazione, sul vivere insieme con regole comuni, si inventò uno strumento economico, quello del mercato comune, e si lasciarono le scelte di politica economica però alla responsabilità degli Stati membri. Come si possa conciliare questo mercato comune con le scelte di politica economica degli Stati membri è tutto da vedere. Abbiamo visto che non si possono ben conciliare, tant'è vero che oggi soffriamo della responsabilità ancora nelle mani degli Stati membri delle scelte di politica economica. Non ne parliamo poi quando anche la politica monetaria è passata dagli Stati all'Unione con l'introduzione della moneta unica. Ditemi voi, come si fa a fare una politica monetaria, batter moneta, quando le scelte di politica economica ce l'ha un altro soggetto?
o altri soggetti, in questo caso gli stati membri. La moneta è lo specchio dell'economia, quella reale, e quindi non è facile conciliare la responsabilità sulla moneta della Unione Europea e la responsabilità sulla politica economica degli stati membri. È un fatto abbastanza strano, è un'anomalia, parliamoci chiaro. Ora, la prima Europa, quella che nasce appunto con la CECA, poi la Comunità Economica Europea, aveva nel mercato il suo perno, il mercato delle merci soprattutto e poi dei fattori della produzione. Che cosa è successo? Si erano inventati un meccanismo di controllo giurisdizionale molto efficiente. E questo meccanismo, che si fondava soprattutto sulla cooperazione tra giudice nazionale e giudice comunitario, quindi un contesto abbastanza significativo da molti punti di vista, anche politico, ha progressivamente, una volta esaurito il discorso sul mercato comune delle merci e dei lavoratori, soprattutto dopo Marcinelle la circolazione dei lavoratori andò spedita, cominciò a focalizzare la circolazione delle persone, ma non le persone solamente, lavoratori, lavoratori occupati, lavoratori speciali, no, anche i non lavoratori. Quelli che aspettavano un lavoro, quelli che l'avevano perso, la moglie del lavoratore, il disabile, insomma, tutti, le persone in quanto tali. Questo fu il grande merito di questo sistema di controllo giurisdizionale, che sarà stato per un'ambizione di creatività, sarà stato per disinvoltura, però l'hanno fatto. Hanno spostato il baricentro verso le persone, sulle persone. E quindi l'Europa dei mercanti, così come i cattivi la qualificavano, è diventata l'Europa dei diritti. Perché? Che significa la circolazione delle persone? Significa che queste persone circolano, ma si portano dietro lo zainetto con i loro interessi, diritti, doveri e tutto. Anche i diritti fondamentali. Voi i diritti fondamentali non li trovate nel Trattato di Roma del 57, non c'è nemmeno un cenno ai diritti fondamentali. È il merito della giurisprudenza avere affermato il principio che i diritti fondamentali fanno parte di quei diritti che la Corte di Giustizia è incaricata di garantire. E quindi una ricchissima giurisprudenza in materia di diritti fondamentali, che ha consolidato l'idea che l'Europa dei mercanti era diventata l'Europa dei diritti. Ed è diventata a dispetto di tutto, perché poi pure questo deficit democratico di cui si è sempre parlato, piano piano e progressivamente, di pari passo con lo spostamento del baricentro, si è trasformato. Perché oggi, per esempio, sì, certo, si parla del deficit democratico del Parlamento europeo, ma scusate, ma voi pensate al deficit democratico dei Paesi membri? Mi dite quale Parlamento nazionale ha maggiori poteri del Parlamento europeo? È difficile rispondere a questa domanda, è anche triste l'argomento, però il problema c'è. Il problema c'è. Oggi l'incidenza del Parlamento europeo sul processo decisionale comunitario è di circa il 70-75%. Attenzione, io sfido chiunque a darmi un'incidenza tale dei parlamenti nazionali, a cominciare da quello della grande democrazia francese, di cui non si parla mai, del momento parlamentare delle leggi, si parla pochissimo. E giustamente, perché insomma i poteri sono quasi inesistenti. Dell'Italia è meglio che non parliamo. Voglio dire, si è sviluppata, si è evoluta l'Europa dei trattati originari degli anni 50 in un'Europa che
ha considerazione massima e al centro del sistema ha posto la persona in quanto tale. È un po' quello che è successo anche con la nostra Costituzione. Fra tante cose poi è emersa l'anima vera della nostra Costituzione, che ha al suo centro la persona, tutto sommato, in tutte le sue articolazioni e sfaccettature. Benissimo. Che è successo? L'unica cosa che è rimasta tale quale è la responsabilità degli Stati in materia di scelte di politica economica. È vero, la Commissione europea se n'era ritagliata qualche frammento di politica economica, per esempio in materia di aiuti di Stato aveva la competenza esclusiva sulla sulla compatibilità degli aiuti di Stato. È un piccolo frammento di politica industriale non necessariamente irrilevante. Pure la materia generale della concorrenza, tutto sommato, faceva parte di questo discorso. Poi è venuta fuori tutta una serie di politiche di accompagnamento, per esempio la politica dell'ambiente. Anche qua non è che c'era molto nel trattato, se l'è ritagliata la Commissione soprattutto, ma anche con l'aiuto degli Stati membri. Gli aiuti di Stato senza aiuto degli Stati membri, ma insomma... La politica dell'ambiente, la politica sociale che se ne dica, da un paio di norme derelitte del trattato sulla retribuzione uguale fra lavoratrici e lavoratori è diventato il principio di eguaglianza per antonomasia, è esplosa in tutte le sue forme l'eguaglianza, soprattutto nel lavoro sostanzialmente. È venuto fuori il diritto di sciopero, tranne qualche piccola eccezione. Insomma, il sociale, quasi, di solito si parla solamente delle sentenze Viking, Ruffert e compagnia bella, ma insomma c'è anche Schmidt-Berger che ti ha dato un principio fondamentale. Adesso non vorrei fare nomi e cognomi delle sentenze, perché sennò poi ci perdiamo e ci guastiamo l'appetito. Anche la Meloni, tutto sommato, poveretta, la Meloni è stata tanto criticata, ma io voglio vedere se in materia di riconoscimento degli atti giudiziari da parte dei magistrati, non degli stati, ci fossero delle diversità. Se ci fossero state delle diversità, il tempo per rimediare e per mettersi d'accordo per levare queste diversità c'era stato nel momento del negoziato. Una volta la disciplina deve essere uniforme, se no non regge il riconoscimento di atti giudiziari stranieri. Non è come l'ambiente, che uno può fare la ciminiera di 50 metri e l'altro Stato la fa di 70 perché è più bella, è più ambientalista. Sono cose completamente diverse. Benissimo. Che cosa è successo? Adesso con la crisi economica e con l'ampliamento della Unione è cambiato lo scenario. Parliamoci chiaro. L'adesione di 10 Stati membri è come far nascere 10 gemelli in una famiglia tutti insieme. Non è che si va solo sul giornale, è contro natura. Di questo si tratta, 10 paesi tutti insieme, poi quali paesi? C'hanno ancora lo spettro dell'Unione Sovietica, eccetera. Secondo, la crisi economica che ha avvelenato, diciamo, andiamo in grande, gli ultimi 10 anni, perché è cominciata in America, è finita in Europa, poi si è ripresa. È una crisi economica di cui non si possono nascondere le conseguenze. Ecco, la crisi economica è un fatto globale. Non si può avere oggi una crisi economica in Thailandia senza avere delle ripercussioni in Italia e in Inghilterra, e viceversa naturalmente. È l'unica, secondo me, l'unica cosa globale che c'è, la crisi economica. Di diritto di globale non c'è niente, insomma, il diritto purtroppo è ancora nazionale, come la criminalità. La criminalità è internazionale, è globale. Ma il diritto, stiamo ancora
a livelli locali, diciamo. Quindi questa crisi economica ha fatto emergere in tutte le sue criticità la circostanza che le competenze in materia di politica economica sono ancora degli Stati. La gente parla di Unione Europea, parla della Troica come se fosse un organo dell'Unione Europea, ma quando mai? Ma sapete chi è la Troica? È il Fondo Monetario, la Banca Europea di Francoforte, la Banca Centrale Europea, e poi per combinazione ci hanno messo anche uno della Commissione Europea. Certo, non è un organo dell'Unione Europea. E quando si vanno a fare tutti questi negoziati, questi accordi, il fiscal compact, poi li chiamano tutti in inglese per non far capire niente, perché poi alla fine è sempre la stessa cosa. I vincoli che noi abbiamo economici sono solamente quelli che noi stessi stati membri abbiamo messo nel trattato, e sono quel famoso 3% del debito annuale e il 60% del debito globale. Voglio dire, hanno, per aggirare l'argomento delle competenze inesistenti dell'Unione in materia di politica economica, che fanno? Fanno degli accordi internazionali. Il fiscal compact è un accordo internazionale, è inutile che ci siamo a nascondere dietro un dito. E poi il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è venuto da un input di questi dei grandi creditori internazionali ed anche dell'Unione Europea, ma è un input facoltativo, cioè non è un obbligo preciso di dare oltretutto veste costituzionale. Noi siamo stati, come al solito, i più entusiasti di questa cosa, noi che già avevamo in Costituzione il vincolo di pareggio, perché le leggi dovevano essere sempre coperte, questo in teoria, poi in pratica non succedeva, e questo è un altro discorso. Subito ci siamo precipitati a cambiare la Costituzione di un articolo molto semplice, molto scarno, ma molto chiaro. Abbiamo fatto 3 pagine di articolo 81, vabbè, questo voi costituzionalisti mi perdonerete. Come? Non l'abbiamo fatto. Non l'avete fatto voi, vabbè. Comunque c'è questo vincolo di bilancio. Che significa questo vincolo di bilancio? Che uno deve fare le leggi coperte dal punto di vista finanziario, è così o no? È come era prima. Che succede? Il povero giudice che deve fare? Ma io non parlo solo della Corte Costituzionale, parlo anche del giudice di Rocca Cannuccia, che si trova di fronte a un debito dell'INPS, non so, una cosa del genere, e che è costretto a fare magari una sentenza che per essere giusta deve essere costosa. E se sfora il bilancio? E se lo Stato non aveva messo in sofferenza quella posta di bilancio, come è normale che sia naturalmente, che succede? Il giudice di Rocca Cannuccia deve dare torto alla parte? O la Corte Costituzionale, e qui forse è meglio che mi taccio, perché sennò sarebbe un po' indelicato e mi sentirei un po' a disagio, ma è quello che è successo anche con la Corte Costituzionale. Io non lo so se è un vincolo anche per il giudice quello del pareggio di bilancio. Io ne farei oggetto di una profonda riflessione. D'altra parte, quando si richiamano i vincoli europei, bisogna stare attenti, perché il Portogallo, per esempio, che aveva fatto una serie di leggi chiamando in causa i vincoli comunitari, perché per carità non è colpa nostra, è l'Europa che ci vincola, sono andati davanti alla Corte del Lussemburgo e la Corte della Giustizia ha detto: io non ne posso parlare, non posso valutare questo problema perché non è materia comunitaria, è la non Europa che vi ha imposto dei vincoli, questi vincoli forti, non è l'Europa. E quindi la Corte si è tirata fuori, giustamente o non giustamente, non lo so, ma insomma si è tirata fuori. Quindi questi vincoli comunitari spesso non sono vincoli comunitari.
E io poi dico comunitario, non dico euro-unitario, perché euro-unitario è una brutta parola, perché richiama euro, l'euro, ma l'euro non è tutta l'Unione Europea. E poi come si fanno a dire gli extracomunitari, gli extra-euro-unitari? Come si dice? Gli altri. Cioè euro-unitario, la dottrina è troppo forte. Perché ogni tanto esce un vezzo di cavar fuori un neologismo. Una parte della dottrina è uscita fuori con questo euro unitario, che ha avuto un certo successo, perché prima i giudici, poi la Cassazione, adesso perfino la Corte Costituzionale ci mettono anche il trattino euro unitario, che è ancora peggio, perché ci fa capire che è una cosa che riguarda l'euro. Ma insomma, vabbè. Chi si andasse solo a leggere, ma quello non l'ha letto nessuno, il Trattato di Lisbona, perché del Trattato di Lisbona si è andato a leggere, sono stati resi famosi solamente i due trattati che ne sono stati la ricaduta, cioè il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma chi ha letto i 4, 5, 6 articoli del Trattato di Lisbona? Nessuno. Se l'avessero letto capirebbero che purtroppo la parola comunitario è stata tradotta in dell'Unione Europea, ufficialmente, cioè sul trattato. Tant'è vero che a Lussemburgo, alla Corte, dove sono molto gelosi delle terminologie, cioè sono molto arrabbiati con gli italiani che hanno cacciato fuori questo euro unitario. Vabbè, voi mi dovete scusare se ho detto... Non grazie. Una, ma cinque parole in più, grazie. Ma era solamente per introdurre il tema, che sarà molto meglio sviluppato da parte dei professori che sono qui con noi. Allora, il primo è il professore Francesco Gui, professore di Storia Moderna alla Sapienza, coordinatore del Centro Studi Altiero Spinelli, verso l'Unione Politica Europea, dati di fatto e possibili progressi. E il nome del centro che coordina è certamente emblematico di un processo di pensiero che, peraltro, anche se formalmente non tradotto in traguardi cartacei, comunque ha lasciato molte tracce nel cammino successivo all'84 del progetto Spinelli. A lei la parola, grazie. Grazie al nostro presidente per le cose molto illuminanti che ha detto, grazie ovviamente a Paolo Marsocci che ha organizzato questo incontro. Ho apprezzato anche il fatto che il Presidente ha detto che è un vigile, perché si parla di redistribuzione delle risorse, si parla di diritti, però ci vuole anche una certa redistribuzione del rispetto del diritto, perché in alcuni paesi si rispetta di più, altri di meno. Bisogna, a mio avviso, che noi l'impegno dell'Unione Europea lo ne facciamo anche qualcosa per imporre maggiore rispetto del diritto del nostro Paese. Anche perché è più difficile per un cittadino europeo vivere in un ambiente in cui non si rispetti adeguatamente il diritto. Bene, detto questo, abbiamo organizzato e promosso da 2 anni l'iniziativa L'Università per l'Europa verso l'Unione Politica, che si pone questo problema, cioè a noi sembra abbastanza scontato che si vada verso l'Unione Politica, ce l'ha promesso anche la cancelliera Merkel qualche anno fa, però non è così chiaro cosa significhi o quali modelli si vogliono adottare, quali strumenti, quali soluzioni a parecchi problemi che sappiamo stare sopra le nostre teste. Tra l'altro anche il Presidente ha notato che così un'immissione di paesi nuovi improvvisamente nell'assetto dell'Unione non è che siano cose trascurabili, insomma, e che debbano far riflettere appunto su come sia l'Unione Europea stessa. Bene, vorrei
partire citando un recente articolo di un ex segretario generale del PPE, Thomas Jansen, che tra l'altro è stato scritto anche per un servizio di informazione religiosa, quindi è una cosa, come dire, anche benedetta, che però dà molto l'idea di quale sia una convinzione, non credo solo sua, ma abbastanza accreditata nel mondo ben pensante tedesco. E quindi lui stesso dice ormai, l'articolo riguardava la caduta del muro, insomma, a distanza di 25 anni, ormai, bene o male che vada, la leadership è stata assunta dalla Germania. E finché le istituzioni, e questa è una cosa molto interessante perché lui è un federalista, finché le istituzioni europee non avranno l'autorità necessaria per dare il ritmo giusto all'Unione Europea, è di fatto necessario che fra i 28 membri ci sia almeno uno che dà l'orientamento generale. Quindi in un certo senso la Germania è costretta a assumere un ruolo di leadership perché non c'è un assetto di tipo federale. La leadership non è un privilegio e non conferisce alcun privilegio, dice Thomas Jansen. Vuol dire assumersi responsabilità soprattutto. E dice che oltretutto la Germania, grazie alla struttura federale istituzionale, è in grado di fare le riforme, eccetera, mentre l'Unione Europea non è in grado, e non vede niente di male appunto nell'esercizio di questa leadership, purché nella prospettiva naturalmente di arrivare a un'unione politica. Un'ultima cosa: solo le regole possono garantire la coesione in una comunità di molti stati, ciascuno attaccato alla propria sovranità. E quindi la signora Merkel, se è stata un po' rigida, ha avuto perfettamente ragione. È difficile secondo me dare torto a queste cose che dice Jansen. Probabilmente la leadership tedesca deve tener conto che poi magari c'è anche grande fratello americano che ogni tanto interviene per calmare un po' taluni eccessi, e casomai torneremo dopo su questo punto, però appunto il problema è come fare per superare questo stallo, cioè non c'è un assetto istituzionale adeguato, inevitabilmente qualcuno deve esercitare un ruolo di leadership che piaccia o non piaccia. A questo punto mi sentirei di citare, sempre in campo germanico, diciamo, la sentenza emessa sul Trattato di Lisbona dalla Corte di Karlsruhe, e secondo me lì sono messi in evidenza, si dica o non si dica, tutti i fattori che rendono non adeguata dal punto di vista istituzionale l'Unione Europea. Si potrà concordare o meno con la sentenza, però non c'è ombra di dubbio che lì si trovi l'elenco di tutte le ragioni per le quali non si può togliere al Bundestag la sovranità e l'ultima decisione nelle cose importanti che riguardano l'Unione Europea. Il primo punto ovviamente sono i diritti di veto. Noi viviamo un sistema istituzionale con 28 diritti di veto, siamo contentissimi dell'arrivo del Montenegro e in futuro di altri, saranno altri diritti di veto all'interno del meccanismo. Questa cosa, chi è che può realmente pensare che l'Unione Europea funzioni con i diritti di veto, con 28 diritti di veto, 30 diritti di veto? Recentemente il commissario lituano, che pure dovrebbe averne dei vantaggi, che adesso non c'è più nella commissione, dice: a noi non, con i diritti di veto non si riesce ad andare avanti nel processo decisionale. Bene. Un altro punto: lei parlava dei giudici, ma noi abbiamo delle corti di 28, 30, 35 giudici, corti dei conti, lo stesso impostate sul principio, dico io, one state, one chair. Anche questo la Corte Costituzionale tedesca ritiene essere espressione di una persistente sovranità degli Stati che non rende adeguate queste istituzioni. Sicuramente negli Stati Uniti non ci sono 50 giudici della Corte federale, perché chiaramente non funzionerebbe. Poi, come sapete, all'interno del Parlamento europeo, osserva la Corte, e io penso che abbia perfettamente ragione, non si rispetta il principio one man, one vote. I tedeschi, anche noi, ma comunque circa 860.000 voti per eleggere un parlamentare, con gli stessi voti
credo che se ne possano eleggere 12 nei paesi più piccoli, questo rapporto, un parlamentare 800 voti e 12 nei paesi più piccoli. Le maggioranze all'interno del Parlamento europeo, sede della volontà generale, sono inficiate da questo pericolo, perché il giorno in cui si debba prendere una decisione importante, gli anti-europei diranno: ma quella non è la maggioranza del popolo europeo, è una maggioranza artificiale. Anche su questo punto, a mio avviso, è necessario discutere. E forse nel Consiglio, in cui si tiene conto della maggioranza degli Stati e della popolazione, quasi quasi c'è più rispetto dei principi base della democrazia, il tanto odiato Consiglio, rispetto in quanto ci sia all'interno del Parlamento. Ecco, allora, su tutte queste basi è chiaro che qualcosa andrà fatto, a mio avviso, se si vuole che si passi da una situazione di leadership a una situazione di istituzione democratica che funzioni. Per fare questo mi permetto di dire che, anche visto che siamo in una fase di costruzione di una identità più o meno statuale nuova, anche gli storici possono dare un contributo, e il primo contributo credo che sia sulla identità degli stati, dei 28, 30, non so quanti saranno stati europei, che noi diciamo tutti stati nazionali sovrani, ma che sono di una diversità incredibile, superiore a quella che c'è negli Stati Uniti, enormemente superiore, anche ovviamente rispetto a quella che c'è in Svizzera, che è altro modello a cui dovremmo dare un minimo di attenzione. In realtà ce ne sono almeno di tre tipi di stati, forse anche quattro. Alcuni che hanno conservato la loro identità più o meno nazionale dai tempi della Repubblica Cristiana, Ungheria, Polonia, Svezia, Danimarca, eccetera, eccetera, che più o meno sono rimasti tali. Poi ce ne sono alcuni che obiettivamente, pensate, il più clamoroso, insomma, la Scozia non è andato bene che si dividesse dalla Gran Bretagna, però la ex Cecoslovacchia prima di entrare nell'Unione si sono divisi in due, e noi abbiamo accolto questa cosa come se fosse nulla. Poi c'è stata la Jugoslavia, che era uno Stato, sono diventati sette diritti di veto, sette giudici, ma soprattutto erano tutti realmente stati sovrani? Cioè erano tutti con una storia che consentisse di riconoscerli come stati sovrani? Beh, alcuni non lo erano mai stati in tutta la storia. Allora, e inoltre, come sappiamo, gli stati, la Germania, l'Italia, eccetera, già un po' diversa l'Inghilterra e la Spagna, perché all'interno si sono tenute delle nazionalità più forti, comunque sono il risultato di un accorpamento di anche statualità, anche dei regni che esistevano prima dell'unificazione e che si sono e sono diventati uniti. E in più tutto il problema della Slavia, che ovviamente è una cosa complicatissima e che tutt'oggi ci crea dei problemi, perché da un certo punto di vista immagino che qualcuno vicino dalle parti di Mosca dico: beh, i tedeschi sono uniti, gli italiani sono uniti, i francesi e gli slavi sono gli unici che non sono uniti, e qualche tentazione da quelle parti esiste, come abbiamo visto, e nello stesso tempo esiste tutta questa frammentazione, probabilmente anche c'è una qualche spinta viceversa a portare verso est i confini dell'Europa, proprio per evitare quel pericolo, diciamo, della grande Slavia di tipo ottocentesco, anche il caso dell'Ucraina secondo me deve essere anche un po' inserito in questo contesto. Bene, allora, di fronte a questa complicazione bisogna trovare anche delle soluzioni istituzionali che possano venire incontro, sia pure nel modo più accettabile, a una situazione che a mio avviso è inaccettabile, cioè questa Unione è difficile che in queste condizioni, con questo sistema istituzionale, possa realmente passare da un modello di direttorio, diciamo, perché poi Janssen dice: prima abbiamo fatto un po' noi caudatari della Francia, adesso la Francia è un po' caudataria nostra, perché chiaramente siamo diventati più importanti, giustamente, e quindi c'è questo asse un po' traballante franco-tedesco. Ecco, da questo punto di vista, sempre la Corte di Karlsruhe rimanda al progetto costituzionale che il conte Cudenove Galerghi, perché è l'unico che viene citato come veramente federale, che presentò
Tra l'altro è una data abbastanza curiosa, perché dopo 15 giorni circa dalla firma del Trattato di Parigi, non l'avevo visto, cioè quando nasce la CECA, il Cudenove Kalergi fece approvare da 70 deputati del Consiglio d'Europa una proposta di tipo federale, che immagino era già stata preparata prima, poi sapete che aveva lavorato tanto eccetera, però secondo me deve aver avuto anche una certa attitudine provocatoria, quella di dire avete fatto un trattato di tipo funzionalista tradizionale, invece bisognava fare così. E la Corte cita esattamente questi aspetti e questo trattato. Ma quali sono le cose più importanti di quella proposta? Beh, per esempio in quella proposta intanto si garantiva il principio one man, one vote per il Parlamento in maniera molto esplicita, e seconda cosa si prevedeva la creazione di un Senato di delegati dei parlamenti nazionali. A mio avviso un po' bisognerebbe ragionare su questo punto, non l'unico, ma perché intanto non togliamo niente a nessuno, ma casomai aumentiamo il peso specifico delle istituzioni europee. Seconda cosa, anche la Svizzera e gli Stati Uniti alle origini non hanno eletto direttamente i loro senatori e viceversa hanno inviato i rappresentanti dei loro parlamenti nazionali. E terza cosa, questo Senato non era costituito da due senatori per ogni Stato come anche in Svizzera, tranne per i cantoni che si sono divisi a metà e quindi sono uno e uno, ma aveva una composizione un po' corrispondente alla popolazione dei diversi Stati. Questo potrebbe aiutare a rappresentare in maniera più evidente che una cosa è la Slovenia, una cosa è la Germania. Cioè, grazie a un Senato, ripeto, senza togliere niente a nessuno, si potrebbe affiancare una rappresentanza dei parlamenti e quindi aumentare l'interesse collettivo verso le decisioni che vengono prese dall'Unione Europea. E seconda cosa, si potrebbe venire incontro a quei gravi pericoli che abbiamo già visto essere avvenuti in Scozia. E appunto mi domando, ma lo scozzese dice, ma perché io devo essere sempre uno di serie B quando sono state riconosciute delle nazionalità assolutamente inesistenti? Capisco il problema strategico del controllo della Slavia, però credo che sia giusto anche questo, e sappiamo che abbiamo di attualità qualcosa anche nella penisola iberica. Ma penso che quando anche i leghisti si renderanno conto che se si diventa autonomi, si diventa capaci di poteri enormi, non necessariamente di influenza, ma sicuramente di contrattazione. Cioè quando uno ha in mano un diritto di veto e quando ha in mano sei deputati invece di uno, io penso che il mercato si apra e sia un altro pericolo molto grave per la credibilità delle istituzioni europee. Ecco, allora, perlomeno ragionare, pensare su le evoluzioni possibili, quali modelli tra l'altro avere in conto, perché io stesso da spinelliano ho sempre avuto in mente il presidente americano. Il congresso di Lipsia della CDU del 2012 propose l'elezione diretta del presidente della commissione, chiesi anche alla Camera che se ne parlasse, che si invitasse chi era, che l'intellettuale, il giurista che aveva proposto, non gli era importato niente a nessuno, e, però probabilmente quel modello non è molto adatto, forse dovremmo guardare con più attenzione a quello che succede in Svizzera. E quando si parla di Juncker, cioè è più facile che nel modello europeo si stia tutti al governo o in buona parte, piuttosto che ci siano contrapposizioni partitiche di quel tipo. E seconda cosa, appunto, ci sia una gestione più, come dire, condivisa proprio per la complessità. Ma anche da questo punto di vista è necessario riflettere, è necessario che le università diano un apporto molto serio con modelli, con opzioni su
dando per scontato che, non potendo andare indietro, io credo, e dovendo andare avanti, sia necessario precisare bene che cosa ci può attendere e quali sono le opzioni che possiamo perseguire. Credo anche con un ruolo non trascurabile nel nostro Paese, qualora sia un po' all'altezza della situazione, perché al di là della leadership tedesca, eccetera, insomma, credo che coloro che obiettivamente rappresentano un po' il bulk, diciamo, i sei Paesi fondatori del processo di integrazione, abbiano anche una qualche responsabilità nel riflettere sulle opzioni che li possono attendere. Io adesso non mi dilungo ovviamente su altri aspetti di questa proposta, che però la Corte di Karlsruhe ha giustamente ricordato. Le due Camere del Parlamento eleggono il Consiglio federale, i giudici della Corte federale, l'ammissione di nuovi membri e la revisione costituzionale. Anche in questo caso, appunto, il governo ovviamente sarebbe diverso, ma sarebbe espressione della volontà del Parlamento. Mi fermo quasi qua perché non la voglio fare troppo lunga. Naturalmente, diciamo, non è questa l'unica, cioè, ripeto, bisogna, ecco, liberarsi di queste cose. Per esempio, chiedo ai costituzionalisti, capisco che è impossibile dire ai parlamentari maltesi adesso diventerete soltanto uno invece di sei, come diceva il progetto di Cudenove Kalergi, però, ripeto, andare avanti con questo mercato per me non è possibile. E, ecco, possiamo trovare delle forme per cui sia possibile anche nel Parlamento tener conto un po' dei rapporti di popolazione, come si tiene dentro in Consiglio, che ci siano delle maggioranze qualificate per cui non basti il 51% per far passare delle leggi a fronte di queste disparità molto forti? Penso che anche su questo punto varrebbe almeno riflettere, insomma, ecco, però, per cercare di aggirare quest'altro scoglio che secondo me è assolutamente delegittimante per il Parlamento europeo. Ovviamente, e concludo, probabilmente in un periodo, diciamo, che è sempre un'evoluzione, alcune competenze resteranno. Ah, tra l'altro aggiungo che nel progetto del 54, quello della comunità politica europea, era previsto che ci fosse anche in questo caso un Senato di questo tipo e restasse anche un Consiglio dei Ministri. Quindi, soprattutto, oltretutto, in una fase di transizione come questa, alcune prerogative, probabilmente in politica estera, eccetera, teniamo conto che i paesi europei non sono tutti uguali, che l'Inghilterra e la Francia sono paesi nucleari e che sono il Consiglio di sicurezza dell'ONU a carattere permanente, quindi ci sono delle disparità intrinseche ai nostri stessi paesi, però, appunto, qualche opzione è almeno studiarla. Credo che questo sia il compito, ripeto, dell'università. Ultimo punto: Europe puissance, come dice qualcuno, o così un'Europa di associazione di stati che va ognuno per conto suo. Ecco, probabilmente anche qui, al fine di immaginare quale possa essere il modello istituzionale a noi più adatto, io penso che si debba un po' accettare una qualche leadership americana o superiorità, insomma, di guida, e quindi l'Europa non possa diventare un altro Stati Uniti che addirittura faccia una politica alla Westfalia, diciamo, magari si mette d'accordo con la Cina per dar fastidio agli Stati Uniti, eccetera. Credo che questo modello non regga. Forse un modello più svizzero, più Europa, come dicono, Europa civile, dice qualcuno, invece che Europe puissance, potrebbe aiutare anche a pensare a quale modello istituzionale sia più adatto a noi. Grazie.